Grazie. Questo è l'esito delle slide. Noi abbiamo usato. Ah, proprio al centro qui. Ok, grazie, non sono abituata. Ah, ok, ah, perfetto. Di cosa abbiamo parlato? Non abbiamo parlato di contratto di rete, non abbiamo parlato di strumenti, abbiamo parlato di reti d'impresa, quindi abbiamo parlato di dinamiche aggregative, di fiducia, di consapevolezza, di condivisione. Di regole di comportamento, di etica, perché quando si sta insieme l'etica è importante. Ok, ah, proprio mi Dice alla devo. camera. Ah, ok. Scusatemi, faccio un altro mestiere. L'etica è importante e diventa un valore quando bisogna avviare un percorso insieme. Poi abbiamo praticamente raccolto tutte le istanze che sono venute dal tavolo attraverso dei post-it e le abbiamo inserite in una mappa mentale a memoria, proprio perché poi faremo un lavoro, se non ho capito male, insomma, di documentazione per il futuro. Rispondendo alle singole domande, praticamente quali sono le opportunità? Abbiamo cercato di rispondere alle quattro domande che la metodologia ci dava. In termini di opportunità, sicuramente tutti vedono nell'utilizzo nell'aggregazione, quindi nella collaborazione imprenditoriale e nell'utilizzo del digitale, l'acquisizione di nuovi mercati e la soddisfazione di nuovi bisogni. Quindi è importante condividere gli spazi, know-how, conoscenze, competenze. E da questo punto di vista è emerso, proprio in virtù del nuovo mercato, c'è cioè uno spazio sul welfare. La rete può essere uno strumento, di aggregazione e di offerta per un mercato nuovo che è quello del welfare, del sociale, di assistenza alla famiglia. Per quanto riguarda invece i bisogni, allora, lì a sinistra vedete tutte le declinazioni, noi abbiamo cercato di sintetizzare. Sicuramente quello di cui si sente moltissimo l'esigenza sono gli spazi, i tempi per costruire relazioni. Proprio perché noi abbiamo parlato ieri, diceva il professor Micelli, il contratto, lo strumento dà la forma, ma ci serve l'energia. Noi abbiamo cercato di parlare dell'energia. E da questo punto di vista la vera energia sono la qualità delle relazioni. Costruire relazioni qualitative non è tanto la quantità, lo diceva anche la PAIS ieri, non è un problema di quantità, ma è un problema di qualità. La fiducia era la responsabilità, condivisione, dialogo e confronto partecipativo. Questi sono i principi fondanti della collaborazione tra imprese. Obiettivi ovviamente, obiettivi di mercato, obiettivi economici. E la digitalizzazione da questo punto di vista è uno strumento abilitante. Abilitante se la usi, può essere disabilitante se non la usi. E anche qui si era posto un problema di integrazione di sistemi informativi che meglio di me ha ripreso il tavolo sull'e-government. Sui rischi, ecco, ognuno ha usato terminologie diverse, però in realtà tutte portano ad un esito nefasto che è l'uscita dal mercato. Quindi su questo non ho, da questo punto di vista i partecipanti al tavolo hanno ben chiaro quali sono i rischi. Magari non sanno qual è il metodo, come organizzarsi, sanno cosa devono fare, il problema è quello che sta in mezzo, tra quello che devono fare e dove si trovano. Il rischio però sentito è quello di espulsione dal mercato. Che cosa, ecco, qui ambasciatore non porta bene. Il tavolo, quando abbiamo posto la domanda, cosa può fare, cosa possono fare le istituzioni, diciamo la risposta di pancia è state fermi, non fate niente. Poi, ovviamente in tono scherzoso, eravamo un tavolo abbastanza, come dire, impertinente. A Roma Poi si dice però. che con lo scherzo si corregge il vizio, però. E vabbè, però c'è una storia che parla, spesso gli strumenti messi in campo dalle politiche sono, anche quando le intenzioni sono buone, sono assolutamente positive, poi quando le vai a calare, negli strumenti, gli strumenti sono pessimi, direi, anzi sono anche abbastanza, o sono irraggiungibili o non sono efficaci. C'è questo tipo di problema. Poi non dimentichiamo che che il mondo, che l'Italia è fatta per il 90, 98% di imprese sotto i 50 dipendenti e per il 95% sotto i 9, sotto i 10 dipendenti. Gli strumenti devono essere mirati per quella fascia di dimensione imprenditoriale.
Volendo fare una sintesi delle tante cose che poi sono emerse nel ragionamento su quello che la politica, le istituzioni possono fare, la cosa importante è aiutateci a creare degli incubatori di rete, cioè dei momenti di condivisione dove la fiducia e le relazioni si possono costruire. Incubatori che dovranno dialogare anche con i Fab Lab, con gli artigiani digitali, dei luoghi di co-working, dove sono presenti anche delle figure professionali specializzate. Alcune le possiamo mettere noi come CNA, questo noi sul tema delle reti ci stiamo lavorando da molti anni, però abbiamo bisogno di un supporto per andare avanti, perché fare rete comporta delle competenze multidisciplinari e siccome non siamo tuttologi, siamo bravi però non siamo perfetti, abbiamo bisogno di un supporto con strumenti semplici. Il voucher è uno strumento semplice, piuttosto che il bando che ha 40-50 giorni di valutazione e poi le graduatorie eccetera eccetera, possibilmente in alcuni casi voucher digitalizzati. Un'ultimissima cosa e chiudo, vedo che il tempo è scaduto. Io la percezione che ho non solo dal lavoro del tavolo ma anche per l'esperienza che sto facendo su questa tematica è che le imprese si sono rese conto che devono correre e devono imparare però a correre insieme. Se ogni tanto anche le istituzioni iniziassero a correre insieme a noi, insieme alla CNA e insieme alle imprese, forse riusciamo ad andare un po' più lontani. Grazie. Grazie mille.